Buongiorno, innanzitutto ringrazio appunto per la possibilità che ho di parlare di quello che più che un work in progress per molti aspetti è proprio un lavoro ai suoi inizi. Siamo veramente a un livello di elaborazione, come vedremo, di una scheda base, delle linee guida per un database da farsi, da costruirsi, anche se la ricerca sugli oggetti di cui parlo è in corso da lungo tempo. L'oggetto, come vedete, come avrete visto dal titolo, è molto specifico e particolare, ma questo non deve far pensare che il risultato debba essere solo un insieme di dati chiuso nello specialismo e non destinato a dialogare con ricerche più ampie. Come vedremo in particolare a proposito della questione a cui si è già accennato, delle sottoscrizioni degli artefici e poi anche della committenza, e ancor più per la componente araldica, che vedremo molto frequente sulle campane. Come ha accennato la professoressa Donato, il trovarsi di fronte nelle ricerche condotte per il corpus, per il progetto del corpus delle opere firmate, trovarsi di fronte ad oggetti importanti, impegnativi a livello di studio e di informazioni ricavabili come le campane, ha portato alla scelta di prenderli in esame come categoria a sé, pensando ad uno specifico database autonomo ad esse dedicato. All'origine della proposta di una gestione informatizzata dei dati ricavabili dalle campane sta la domanda perché le campane meritino di essere prese in esame in sede di ricerca storico-artistica e se le si considera calate nel loro contesto di realizzazione, di impiego e di destinazione anche storica. Per rispondere, più ancora che discutere in generale sull'effettiva molteplicità di aspetti chiamati in causa dalla campana, ho pensato efficace un rapido excursus sulla consapevolezza che della sua complessità si aveva in passato, prima poi di procedere ad analizzare la scheda pensata per il database, così da poter anche avere un'idea migliore di cosa significa questo oggetto di cui ci occupiamo. Le fonti scritte e iconografiche sono a loro volta inquadrabili nell'ottica di una gestione informatica dei dati dalle fonti antiquarie. Infatti possiamo ricavare molte notizie sull'esistenza di campane perdute e sul loro corredo epigrafico, non di rado riprodotto con un intento mimetico e in trattazioni che propongono confronti con altri esemplari, come mostra questo che è soltanto uno dei tanti possibili esempi di dissertazioni antiquarie che si occupano di campane. Dunque le prospettive di indagine, talora proprio grazie alle fonti scritte, si ampliano notevolmente. Campane sono disegnate ai margini degli statuti cittadini medievali per evidenziare l'importanza del suono dei bronzi sul piano normativo, o di manoscritti come le cronache di Matthew Paris, benedettino inglese morto nel 1259, in quanto strumenti simbolo. La campana è anche un manufatto che richiede particolari soluzioni meccaniche per la collocazione, il suono, il bilico, come mostrano studi, schizzi e progetti di artisti, ingegneri e architetti del Rinascimento. Passando per Vannoccio Biringuccio e il suo trattato della pirotecnia, che tanto spazio dedica all'intero processo di formatura e fusione delle campane, si giunge a trattati specificamente dedicati alle campane tra la metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento, da Girolamo Maggi e Angelo Rocca. Anche in essi l'apparato iconografico mostra piena consapevolezza della varietà di approcci che la campana offre a chi ne vuole fare oggetto di studio, sia sul piano delle potenzialità sonore, sia su quello delle applicazioni tecniche, con gli esempi più celebri di automi, carillon, meccanismi di suono, e sia più in generale su quello della lunga storia dei suoi impieghi. Questi trattati, tra l'altro, contengono anche trascrizioni epigrafiche di campane, nello specifico, nel caso di Rocca e Maggi, appunto quelle della Basilica di Assisi e delle maggiori basiliche romane. Quindi citarle qui non serve soltanto a scopo introduttivo, ma sono fonti che devono necessitare di uno spazio adeguato nel database.
L'interesse che inizia con i 600 per la complessità sonora dello strumento, altro aspetto che non deve essere dimenticato, interesse che Kircher affronta ad esempio nella Musurgia Universalis, importante anche perché gli afferma all'inizio di una serie di paragrafi dedicati alle campane che esse hanno un ruolo principe tra gli instrumenta pulsatilia, non solo per la veemenzia soni, come dice, ma anche per l'amenitas species, quindi l'attenzione per il corredo ornamentale, che vedremo non è solo ornamentale, per le campane merita uno spazio anche qui doveroso. Ecco, a questo interesse si affianca con il XVIII e il XIX secolo quello antiquario, suscitato soprattutto dai corredi epigrafici dei bronzi. Tra l'altro, dall'interesse per i bronzi antichi ci si rivolge a quelli contemporanei, come mostra questa dissertazione di Cancellieri dedicata alla campana maggiore di San Pietro in Vaticano, fusa nel 1786. Quindi, ovviamente, l'interesse si rivolge anche ai manufatti contemporanei. Guardando finalmente appunto ai manufatti, diremo che essi possono dire molto non solo sulla loro autografia, datazione e destinazione, ma talvolta anche proprio sul contesto storico in cui furono realizzati e nel quale la loro destinazione è mutata. Le cronache, ad esempio, Giovanni Villani, per fare uno dei nomi celebri, ma ce ne sono tantissime, menzionano per il Medioevo molti casi di campane asportate come prede di guerra. Quando queste campane esistono ancora e i casi non sono così rari, è evidente che nel database gli apporti bibliografici dovranno trovare una collocazione adeguata. Di fronte quindi a un tale condensato di informazioni materiali, epigrafiche, storiche e iconografiche, si è ritenuta appunto indispensabile la predisposizione di una scheda pensata per gestire ordinatamente le informazioni ricavate dai manufatti e consentire appunto dialoghi lungo le linee principali dell'identità del fonditore e della committenza, che sono i due dati che permettono un'inquadratura storica del manufatto. Teniamo conto delle opzioni di ricerca devono essere possibili all'interno di un database di questo tipo, ovviamente le linee classiche, per luogo, per nome del fonditore, perché come si è accennato e come vedremo la sottoscrizione di campane da parte degli artefici è molto frequente. Sui vocaboli tipizzati ritorno più avanti per mostrare che tipo di proposta potrebbe essere. Potrebbe invece essere interessante anche un'opzione sui marchi e bolli dei fonditori con record accompagnati da fotografie, per creare una sorta di sottorepertorio utile per gli studi su specifici panorami storico-artigianali. Si deve ovviamente prevedere la possibilità di incrociare più opzioni per consentire una ricerca avanzata. Come vi dicevo, qua siamo soltanto proprio a un livello di iniziale elaborazione. Per l'impostazione dei campi della scheda, in parte si è fatto riferimento allo scheda OA dell'ICCD, modificandola però in molte parti in relazione alla specificità dell'oggetto e con l'aggiunta di nuovi campi. In realtà una proposta di scheda cartacea per lo studio delle campane e la raccolta dei dati era già stata pubblicata da Giovanna Petrella dell'Università dell'Aquila nel 2004. Nell'impostazione generale la scheda senz'altro è molto utile perché individua alcune voci peculiari e importanti. A mio avviso alcuni campi sono però troppo generici, altri troppo particolareggiati, poi scenderò nello specifico, e quindi anche di difficile compilazione, non essendo previste per questi oggetti norme descrittive standard, anche perché, come si è detto, sono veramente poco studiati, la gran parte inediti, o se editi comunque non certo a livello di raccolta sistematica dei dati. L'ambito geografico e quello cronologico dipenderanno ovviamente dalla ricerca. Il database può raccogliere differentemente manufatti riferibili ad epoche, aree diverse, essendo possibile una ricerca per luoghi e date. Per quella da me condotta, concentrata sull'Italia settentrionale, con particolare attenzione all'Emilia Romagna e Lombardia, da cui ho ricavato gli esempi che poi mostrerò, è stato necessario definire un arco cronologico ampio dal XIII al XVII secolo. Questo
visto per la realtà dell'esistente, visto che molto spesso appunto le campane sono andate distrutte a distruzione, non soltanto per le rifusioni legate all'uso, ma come ben sappiamo anche per le requisizioni belliche, soprattutto quelle della Seconda Guerra Mondiale, che hanno veramente dato un colpo di grazia a patrimoni campanari delle regioni settentrionali soprattutto, e poi anche per l'interesse di alcuni manufatti che definiremo tardi, ma che in determinate aree geografiche hanno un peso particolare. Scendendo più dettagliatamente in questa proposta di scheda, che ovviamente avrà un codice per identificarla e richiamarla internamente ad altre schede, come si vedrà in uno specifico campo, è organizzata in tre sezioni. La prima, questa che vedete, è dedicata proprio ai dati tecnici analitico-identificativi, diciamo, dell'oggetto, quindi l'ubicazione, la provenienza, la voce diocesi ovviamente è presente doverosamente in entrambe, proprio perché, come è logico, molte campane sono di pertinenza diocesana per la loro destinazione ecclesiastica. La provenienza è completata a livello informativo dai sottocampi data e tipo di acquisizione della voce proprietà, è un dato essenziale perché i casi di spostamento e nuova destinazione delle campane non mancano. I dati ricavabili da uno spostamento di ubicazione restano utili anche talvolta per descrivere le vicende della campana entro la storia del patrimonio di una chiesa. Non sono poi così rari i casi di campane medievali presenti su campanili moderni, questo ad esempio dell'area parmense su un campanile degli anni 50, tra l'altro il suo spostamento fu successivo all'abbandono e alla distruzione della chiesa antica per la quale era stata fusa, quindi è logico che sono dati che non vanno dimenticati. Inutile dire che sono dati essenziali nel caso di una collocazione museale o all'interno di edifici. Per quanto riguarda il campo delle misure, oltre ovviamente, come sempre, ad un inquadramento concreto del manufatto, nel nostro caso consentono, per gli esperti ovviamente, considerazioni sulla sonorità. Dalle dimensioni dipendono infatti l'altezza e il timbro del suono, questo in particolare l'altezza, lo spessore, il diametro alla base della campana. Ricordiamo en passant che già nel 200, ecco qua, approvano, speriamo, valuteremo il suono, non sono tra gli esperti, era tutto studiato ovviamente. Appunto, a proposito di suono, non dimentichiamo che già nel 200 Vincenzo di Boveo o Alessandro Neca mostrano speciale interesse per la qualità sonora proprio della campana in relazione alle sue caratteristiche fisiche e alle sue dimensioni, quindi un filone di studi piuttosto antico. Essendo non di rado difficile ricavare le misure vista la collocazione delle campane, i dati ovviamente potranno essere incompleti. Rispetto alla scheda dell'Università dell'Aquila che ho citato prima, eliminerei per le misure il sottocampo diametro minore in alto, quello della calotta, perché a parte il fatto che è praticamente irrilevabile, molto spesso è anche, secondo me, non tanto utile nella descrizione funzionale della campana, proprio perché le misure utili per il rilevamento del suono sono, come si è detto, altre. Corona, anche questa è una voce peculiare. La corona è la parte superiore della campana che consente proprio il fissaggio al ceppo. Per questa voce ovviamente importante il sottocampo, vedete, altezza, numero delle maniglie, descrizione. La scheda della Petrella prevedeva anche un sottocampo tipologia, si può vedere soltanto, questi sono pochissimi degli esempi possibili, che le tipologie possono essere varie. A mio avviso però è un campo a rischio, innanzitutto perché non abbiamo riferimenti standard, neanche proprio nominativi, per definire le tipologie della corona, quindi trovo più utile aggiungere sottocampo numero di maniglie, dato che può integrarsi nel sottocampo descrizione, dal momento che, come avete visto, le maniglie sono spesso molto interessanti anche proprio sul piano decorativo, ovviamente ancora una volta in relazione anche all'altezza cronologica del manufatto. I dati sonori, come si è anticipato, sono una voce facoltativa data la specificità delle competenze anche necessarie per rilevarli, ma deve essere presente per non perdere di vista che la campana è anche uno strumento sonoro con una sua specificità di armonici. Infine il sistema di sostegno.
Incastellatura, altro supporto, questi due sottocampi proprio perché l'incastellatura è da compilarsi a riferimento a campane ancora conservate sulla cella, quindi inserisce la campana nel suo contesto d'uso, indipendentemente dal fatto che sia ancora suonata o meno, che sarà chiaramente comunque il contesto d'uso più recente della sua storia, infatti rari e comunque non databili anteriormente al Settecento sono i castelli campanari più antichi giunti fino a noi in legno. Si potrà indicare in questo caso se il castello, appunto, a cui la campana è ancorata, è in metallo o in legno, se il ceppo è dotato di ruota, se è elettrificato, se sono presenti corde per il suono manuale. Se lo si conosce, si potrà indicare anche il sistema di montaggio che poi corrisponde al sistema di suono, ambrosiano, veronese, bolognese. Questa indicazione però non può essere obbligatoria data la sua specificità. Questo non è il luogo, non c'è neanche tempo per soffermarsi su queste indicazioni. Accenno per ricordare che anche dietro un aspetto apparentemente semplice o scontato, come può apparire il fissaggio di una campana, si nascondono anche tradizioni sia artigianali che di suono plurisecolari e comunque sempre molto radicate nel territorio. Quindi ovviamente ci sono stati anche studi ampi dedicati all'aspetto appunto delle tradizioni sonore delle campane. Altro supporto è una voce da compilarsi se la campana non è più alloggiata su una torre, quindi in questo caso ovviamente si potrà fare riferimento ai vari tipi di allestimento e di alloggiamento. Fonditore, si è detto della frequenza con cui i nomi dei fonditori sono attestati sulle campane. Nel sottocampo motivazione dell'attribuzione si inseriranno le opzioni sottoscrizione o marca. In realtà potrebbero essere presenti entrambe le modalità. Non sono rari i casi di campane in cui oltre al nome dell'artefice nell'epigrafe compare anche la marca, anche qui con varie modalità, più spesso sul corpo campanario in casi come questo, ad esempio anche all'interno dello specchio epigrafico. L'indicazione della provenienza geografica, che dipenderà ovviamente dai dati che possediamo, spesso ricavabile proprio anche dalla sottoscrizione, è rilevante per chiarire in sede di studio proprio anche gli orientamenti geografici di certa committenza, il livello di radicamento, di sviluppo dell'arte fusoria in determinate aree, oppure la mobilità degli artefici delle botteghe, le direzioni da essi seguite, quindi è un dato, a mio avviso, interessante da valutare a parte. E infine la cronologia, specifico, generica, specifica, quando conosciamo l'anno di fusione, a volte, riporto questo esempio, non è frequente, ma comunque non è impossibile, è indicato anche il giorno, che però dobbiamo pensare corrispondente a quello in cui furono realizzati, probabilmente posti sulla forma e lavorazione, i modelli in cera dell'iscrizione. Talvolta il giorno di fusione è ricavabile dalle fonti scritte, archivistiche, cronachistiche, le memorie locali, specialmente nei casi di committenze prestigiose, ricordano non raramente proprio anche il giorno di fusione delle campane. In questo caso si potrà indicare e poi riprendere alle voci documentazioni archivistiche e bibliografica che vedremo nella sezione C. Generica, infine, la cronologia se non conosciamo l'anno di fusione. In presenza di stemmi o nomi di autorità committenti, come vedremo frequente, sarà possibile circoscrivere l'ambito cronologico. Infine, per quanto riguarda lo spazio delle fotografie, ovviamente sarà possibile inserirle con un'opzione di aggiunta di nuove istanze, immagino senza limiti di numero, almeno preimpostati, e sarà questo tipo di opzioni indispensabile, come vedremo anche nella sezione B, in riferimento ai dati relativi alle iscrizioni e all'apparato iconografico delle campane. Ci arriviamo subito. Questa seconda parte prevede innanzitutto il campo iscrizioni, che è senza dubbio l'ambito più complesso e più ricco di informazioni che dovranno essere registrate in modo il più possibile ordinato. Come per le fotografie, anche qui si aggiungeranno nuove istanze con tutti i relativi campi. A seconda del numero delle iscrizioni presenti, il numero teoricamente infinito, quindi con un menu tendina che permetterà di visualizzare le varie istanze registrate semplicemente scorrendo, senza aprire nuove schede. Allora, questo è soltanto una serie di immagini per far vedere non soltanto la densità che possono avere le iscrizioni campanarie, ma anche la varietà di collocazione nelle fasce superiori, inferiori,
entro tabelle ansate. In cartigli interessante anche il caso, questo per ora è l'unico che ho trovato, di iscrizione all'interno, tra l'altro in questo caso è in volgare, quindi rispetto all'iscrizione principale esterna che è in latino, dunque anche qui la lingua è senz'altro uno dei dati da ricordare su questa tornuora. La tecnica può sembrare una voce superflua, perché la gran parte delle iscrizioni si ottengono ovviamente dalla fusione da modelli in cera ottenuti da matrice, ma come si è visto nell'ultima immagine che ha mostrato la professoressa Donato, ci sono anche casi di iscrizioni con incisione a graffito, più rara ma comunque attestata. Invece il campo tipologia è importante, qui andrà indicato se l'iscrizione è un monogramma, la sottoscrizione del fonditore, contiene la data di fusione, un'invocazione, dedicazione o citazione sacra, committenza. È importante anche indicare, scusate, a mio avviso la voce altro, perché c'è tutta una serie di iscrizioni difficilmente inquadrabili entro tipologie definite, quelle apotropaiche ad esempio, che non sono propriamente iscrivibili alla categoria delle invocazioni sacre, o quelle come questa, che tra l'altro è abbastanza diffusa in area settentrionale per il XVII secolo, che condensa, vedete, le funzioni sia civiche, laiche, meglio che sacre del suono campanario. Queste voci potranno essere indicate in un vocabolario che preveda però anche la possibilità di una loro compresenza, perché un'epigrafe ovviamente può e spesso contiene più dati, dovendosene mantenere nella trascrizione l'unità testuale di ubicazione, si deve in questo modo rendere conto della compresenza dei dati. I testi delle epigrafi campanarie sono fortemente tipizzati, la tipizzazione delle formule è uno dei veicoli anche di manifestazione della sacralità dei bronzi, per questo non escluderei, come accennavo prima, la possibilità nel database di un'opzione di ricerca che segnali anche un collegamento tra i testi che si ripetono sui manufatti catalogati, questo per rilevarne la frequenza in relazione all'altezza cronologica e anche alla destinazione. Potrebbe essere interessante, per esempio, valutare quali tipi di epigrafi vengono privilegiate per le campane con destinazione civica, anche se ovviamente, specie per il Medioevo, è sempre importante non calcare la mano sulla distinzione dei piani, ovviamente sacro e profano, questo è scontato. Per quanto riguarda l'apparato iconografico e araldico, ecco, vedete la voce decorazioni immagini, la voce stemmi, emblemi, marchi. Nella prima, ovviamente, è la base che fornirà indicazioni di stile, prestiti e contatti. Penso ai casi di dialogo con l'oreficeria, come mostra ad esempio l'impiego dei modelli per paci anche su campane. E questo consente ovviamente l'aggiornamento, valutazioni sull'aggiornamento dell'artefice, sui suoi orientamenti geografici, sui modelli che sceglie. Ci sono casi interessanti, come questo che vedete su questa campana seicentesca, non raro tra l'altro, comunque sempre su manufatti più tardi, di impressione ottenuta da foglie vere di salvia, ovviamente con un significato simbolico noto. L'apparato araldico e sfragistico è quello da cui dipende una buona parte del potenziale informativo della campana a livello storico, ma anche un rafforzamento della memoria della committenza, molto frequente la presenza appunto di stemmi araldici, non rara quella di impronte di sigilli e ovviamente anche quella dei marchi di fonditori di campane. Anche in questo caso gli esempi sono molteplici e diversi, si arriva nel 600 ad esempi particolari e ricchi come questo, in cui anche oltre allo stemma araldico e alla tabella ansata con il nome del fonditore vedete anche i due fusti di cannone in incrociati che alludono all'attività fusoria più ampia della bottega, che quindi non era dedicata solo alle campane. Tornando alla scheda, quindi i campi sono quelli che vedete, tipologia, ecco, nel campo decorazioni e immagini, proprio perché anche in questo caso si inseriscono proprio i partiti decorativi, quindi bisognerà indicare se se è un'immagine sacra, se è un partito decorativo e via dicendo. Anche qui, come anticipato, si avrà una opzione di aggiunta di istanza, come anche in questo caso le fotografie che dovranno riferirsi all'apparato epigrafico ed ornamentale. Arriviamo infine all'ultima sezione, che è quella che possiamo dire di documentazione,
Innanzitutto ho indicato la voce stato di conservazione, distinguendo tra quello del corpo della campana e quello dell'iscrizione. Può sembrare forzato, in realtà non lo è. Ci sono casi come questo in cui, ad esempio, l'iscrizione è nota solo grazie alla tradizione indiretta antiquaria. Queste sono le lettere che ancora si distinguono, ma sull'altro lato completamente corrosa, mentre il corpo della campana è in buono stato di conservazione. Questa campana è ancora suonata. Peraltro è un caso appunto anche questo del Parmense. Nel campo dedicato alla campana andranno inseriti fessurazioni, ammaccature, rotture, danni superficiali come macchie o scritte, come la bellissima prestigiosa campana fiorentina che vedete sul campanile di Giotto, che è stata così deturpata evidentemente meriterebbe senz'altro un intervento di pulitura. Ovviamente in questo caso la data di compilazione della scheda fa fede in caso di successivi puliture o restauri, la voce restauro segue. Ovviamente poi non poteva mancare la parte dedicata alla documentazione archivistica e bibliografica, per cui anche qui dovrà funzionare un'opzione di aggiunta di istanze. Il riferimento ad altre schede è importante perché si può rimandare a schede, ad esempio, relative a campane dello stesso fonditore, oppure presenti sullo stesso campanile o con diversa ubicazione attuale ma uguale provenienza, ancora campane fatte fondere dagli stessi committenti. Quindi le possibilità di rimandi sono tante e continui gli aggiornamenti possibili in fase di ricerca. Il campo annotazioni, doveroso per ogni altra integrazione delle conoscenze che non trovi spazio nei campi previsti. Le fotografie per questa sezione si possono riferire ad immagini precedenti o successivi restauri, se ci sono stati, oppure per segnalare, come vi mostro in chiusura, vi mostro un esempio di scheda compilata, casi in cui si vuole segnalare lo stato particolarmente problematico di conservazione di una campana o del suo sostegno, oppure ancora, proprio perché la sezione è dedicata alla documentazione, casi interessanti come quelli di trascrizione e illustrazione antiquaria di campane esistenti, come mostra questo caso. Ovviamente la resa del manufatto, come vedete, è molto artigianale, però è interessante confrontare appunto anche questo interesse, in questo caso di una fonte ottocentesca, per lo studio anche delle misure oltre che della trascrizione. I dati ovviamente sulla compilazione, quindi nome del compilatore, data di modifico, di aggiornamento, sono presenti in ogni sezione. Chiudo mostrandovi un piccolo esempio di come può essere compilata. Ho scelto questo caso Parmense, è una campanella piccola presente sull'esterno della cupola del Duomo di Parma, perché è appunto un caso in cui è stato possibile ricavare quasi tutti i dati, sia per quanto riguarda le misurazioni che i dati sonori, con l'indicazione della metodologia di rilevamento del suono. Oltretutto è presente il nome del fonditore, la data, la sua indicazione di provenienza geografica. Per quanto riguarda il corredo epigrafico è molto semplice, in questo caso data e nome del fonditore, ma interessante a livello iconografico perché vedete uno dei casi di impressione di uno stemma, in questo caso probabilmente lo stemma della fabbriceria del Duomo. Nella terza sezione viene segnalato un problema legato alla conservazione del telaio che regge la campana, che mette anche a rischio la campana in quanto è molto arrugginito. La foto è interessante perché si mostra qui uno dei non frequenti casi in cui si conserva il contrappeso antico. I contrappesi una volta erano appunto in pietra, quindi tra l'altro anche il complesso del ceppo in questo caso è un dato rilevante anche per la tutela, soprattutto data la sua antichità e la sua importanza. Ovviamente tutte queste sono, come si diceva, proposte, quindi per il momento vi ho illustrato questa panoramica. Ogni altra osservazione o proposta può essere, anzi sarà senz'altro molto utile. Spero, insomma, possa essere interessato. Grazie per la presentazione, che ci dà un'idea anche del lavoro molto sofisticato della fusione delle campane. Materiale prezioso, costoso e anche un atto di ingegneria non da dimenticare. E così mi pare che questo potrebbe essere una banca data
che si presta al collegamento con tanti altri, perché ci sono informazioni sui edifici, sui, diciamo, sull'ingegneria di questi tempi, sulla suoneria, sulle iscrizioni, sulle segnature, sulla eraldica, così una ricca fonte che arricchisce anche la nostra conoscenza nei altri campi intorno all'edificio delle chiese o dei palazzi comunali, molto importante. Ci sono delle domande? Sì, prego. È una notazione. Nella nostra banca dati abbiamo moltissime informazioni su campanili, torre campanarie lesionate o crollate, perché appunto c'è la presenza di un peso molto elevato e fa funzionare la struttura come un pendolo rovesciato. Quindi mi chiedevo se nella scheda è possibile avere un'indicazione dell'edificio originario. Sì, è vero, questa è una cosa che sì, al momento non, cioè, ho indicato solo la provenienza nel campo provenienza e ubicazione, però può essere, lei dice, sviluppato uno spazio descrittivo più approfondito. È possibile sapere dove era esattamente questa campana, perché dare un'indicazione anche geografica che può essere controllata, e voglio dire, le due banche dati possono anche parlarci su questi aspetti, perché noi possiamo fare ricerche per l'EMMI. Certo, la provenienza era prevista. Quindi. Sì, sì, certo, è senz'altro un dato importante, sicuramente. Studiando le ricostruzioni, che spesso queste campane venivano prelevate da queste rovine, appunto delle torri campanarie, a volte erano intatte, a volte invece erano a pezzi, a volte erano solo lesionate, quindi c'è anche una storia di impatto proprio sul carattere del territorio della campana, quindi è un oggetto interessante anche da correlare con altre situazioni. Certo, sì, sicuramente da rifletterci. Grazie. Forse c'era un'altra. Complimenti innanzitutto, affascinante davvero. Ero incuriosita dal contributo di Angelo Rocca. Volevo capire se ha avuto, in che contesto innanzitutto si svolge, se ha avuto un prodotto editoriale o meno. E lo chiedo perché a me interessano invece le sue raccolte di disegni di città, che hanno una vicenda molto particolare, che non sono mai arrivati a compimento e che però per noi oggi sono interessantissimi dopo le ultime edizioni. Ha un compimento editoriale assolutamente, si chiama proprio De Campanis Commentarius, è un suo, uno scritto edito nel 1612 e rispetto al Trattato di Maggi, che è l'altro trattato specifico che ho citato, innanzitutto ha un taglio decisamente più intenzionato a marcare il peso ecclesiastico della campana. Quello di Maggi si dedicava soprattutto con particolare attenzione all'aspetto antiquario, quindi all'origine delle campane, ma già partendo dall'antichità greco-romana e aggiungendo poche o comunque varie annotazioni sparse sugli usi cristiani. In quanto ingegnere, Maggi si interessava ad esempio di più sulla collocazione sulle torri, quindi presenta anche degli studi grafici delle principali torri cittadine. Invece Rocca organizza una trattazione molto compiuta proprio su tutti gli aspetti. Dedica anche un'attenzione all'aspetto antiquario, però poi procede citando moltissime fonti, anche fonti processuali per esempio a lui contemporanee, perché poi le campane vengono coinvolte anche in un discorso sui processi inquisitoriali contro la stregoneria, quindi ci sono anche casi sviluppati, proprio argomentati anche dal Maggio, ad esempio sul potere delle campane di cacciare i demoni. Quindi si organizza proprio come serie di capitoli dedicati ad ogni aspetto, dall'epigrafia appunto agli usi, alla cerimonia di benedizione delle campane che ha un ruolo molto importante e poi anche una serie di trascrizioni epigrafiche dedicate in particolare al caso romano e come accennavo, quindi le basiliche romane e le campane di Assisi. È una trattazione molto ampia, cioè senz'altro ora posso anche dare altre indicazioni se utile, perché è il trattato più
senz'altro più compiuto e che poi verrà citato per due secoli continuamente, anche plagiato, ci sono molte fonti che lui cita, fonti umanistiche e cinquecentesche, fino a lui contemporanee, è molto denso sicuramente anche dal punto di vista dell'apparato iconografico, si rivolge anche un'attenzione extra, ulteriore, oltre la penisola, perché ad esempio i casi di studi di Carion di Campane sono tutti chiaramente nordici, quindi francesi, belgi, insomma è proprio un condensato di dati molto ricco. Una domanda. Ci sono ancora domande? Sì. Solo una rapidissima domanda che pongo seriamente. È possibile tecnicamente collegare la scheda con la registrazione del suono della campana? Tecnicamente penso di sì. Sì, certo, adesso siamo a livello ancora di... non significare molto. Sì, ma tra l'altro anche questo del rilevamento dei suoni è tutto un altro ambito in cui ci sono molti gruppi di studio che si sono occupati proprio dell'aspetto sonoro e musicologico, quindi senz'altro merita e insomma è un aspetto che non è così campato per aria, senz'altro, anzi. Sarebbe un bel viaggio per tutta l'Italia con le campane. Ecco, ci sono ancora domande? Sì, c'è una. Buongiorno, mi stavo chiedendo se non potesse essere interessante articolare molto il tema dei luoghi per poter ripercorrere la storia delle diverse collocazioni dei singoli oggetti, perché sappiamo che la campana, in quanto anche oggetto di identificazione della comunità, appunto poteva essere sottratta alla comunità in seguito ad esempio ad un evento bellico, oppure poteva essere ospitata in un'altra struttura. Quindi questa articolazione del concetto dei luoghi potrebbe essere utile anche per ripercorrere la storia dell'oggetto dall'uso alla musealizzazione, ad esempio. D'altro, forse sì, da questo punto di vista la distinzione solo provenienza, ubicazione attuale può essere insufficiente, perché o si concentra tutto sul campo documentazioni, oppure meglio ancora si può pensare come tracciare proprio la storia magari in un unico campo anziché distribuire, non so. Sì, senz'altro merita, anche perché ci sono casi di campane, appunto, di come dicevo prima, di cui si parla anche nelle fonti, quindi, e che ci sono ancora. Sì, senz'altro. Ecco, ora sì, tutte idee da sviluppare, chiaramente, perché è molto più complesso in effetti di come può sembrare. Grazie per i suggerimenti, senz'altro. Allora.